Ciao a tutti, oggi prima puntata dedicata alla cucina aristocratica napoletana. Faremo i vermicelli alla campolattaro. La ricetta è tratta dal libro di Carola Francesconi, La cucina napoletana. Allora, questa miniserie prevederà, oltre ai vermicelli alla campolattaro, i vermicelli alla Monte Roduni e i maccheroni alla Diaz. A confezionare il tutto c'erano dei cuochi molto molto bravi che cercavano di mediare alcuni dettami della cucina francese. Erano poi guidati da questi gourmet, questi conti, questi baroni, questi principi che avevano una passione sfrenata per la cucina, come Ippolito Cavalcante. Ed ecco la ricetta che è stata fornita alla Carola Francesconi dal conte Paolo Gaetani. Vediamo gli ingredienti. Delle acciughe e del tonno. Ovviamente i vermicelli. Del pepe rosso e nero. Un ciuffetto di prezzemolo. Una noce di burro. Del brodo. Ovviamente non può mancare l'olio d'oliva extravergine. Qualcuno potrà pensare, beh, è una pasta col tonno, ci va molto vicino. Potete lavorare in un mortaio oppure, nel nostro caso, un mixer. Per una persona mettiamo uno e due filetti di acciuga. Dopodiché aggiungiamo un cucchiaio di tonno sott'olio. Poi qualche fogliolina di prezzemolo. Così. E parte del brodo. Diciamo almeno il fondo. In questo modo. E ora mixer a immersione e fate una bella mescolata. Ok, a posto così. Mettete il vostro composto in un pentolino e aggiungete il resto del brodo. In tutto erano 200 millilitri di brodo. Dovete ora lasciare tirare questo sughetto. È troppo liquido. Una volta che arriva all'ebollizione, potete anche abbassare la fiamma e questo sughetto dovrà tirare un po' alla volta. Mentre la nostra salsina al tonno si concentra, ho messo sull'acqua per la pasta, per i vermicelli. Nel frattempo, in una padella che è ancora spenta, pepe rosso e pepe nero. La densità non è ancora giusta. E questa è la densità della salsina. L'acqua bolle e sta salata e io calo i miei vermicelli. Chi indovina questa quantità di pasta? Secondo voi quanti grammi sono? Poi me lo scrivete. Io non lo dico. E ora abbiamo acceso sotto la padella, la stiamo riscaldando ben bene.
e stiamo tostando il pepe. Il pepe così trattato rilascia tutti i suoi aromi. Ecco qua, un minuto, e poi dopodiché aggiungiamo una quantità miserrima, piccolissima, di burro. E beh, questi francesi poi il burro lo usavano, eh? A dare un po' di aiuto al burro, un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine. Praticamente questo è il nostro condimento. Lasciamolo soltanto sfrigolare un altro po' il nostro pepe e siamo pronti ad accogliere i vermicelli appena saranno pronti. Ho assaggiato il sapore di questa salsa meravigliosa, molto ma molto sapida, per cui di sale dentro l'acqua ce ne va proprio pochissima, anche niente. Alzate la fiamma sotto la padella, prendete i vostri vermicelli che sono molto ma molto al dente, un po' di acqua di cottura, ci siamo, è il momento di aggiungere la nostra salsa, eccola qua. Cremosità assicurata. Possiamo spegnere e prezzemolare. Un'altra mescolatina e possiamo servire. Impiattate così e tutti a tavola e buon appetito. E buon assaggio! La salsina al tonno era qualcosa di meraviglioso e mo mangia proprio traziapad. Queste sono due forchettate. Allora, facciamo la prima, eh? Questa è proprio d'assaggio. La mia prima volta con i vermicelli alla campolattare. S.D. Madonna mia, io. Allora, la pasta fritta con l'alice ci va molto vicino, però c'è dentro la morbidezza del tonno che la giusta un po'. Quello che fa il brodo è questa densità sottostante, questo supporto saporito che aggiunge sapore a sapore. I pepi hanno dato la giusta piccantezza e il profumo, per cui quando sono venute tre forchettate, la chiuma su tre forchettate di sapore intenso proprio. Certo che gli aristocratici si trattavano bene. Allora, la tafà. Amici e amiche mie, la tafà. Vale la pena. Una bacca di pepe rosso, madonna mia, meraviglioso,
Sto piangendo perché sto pensando proprio che la quantità di vermicelli era proprio... Dovete indovinare. Quanti grammi per la precisione? Tipo i giochi di Raffaella Carrà, no? E io so quanti grammi ci ho messo dentro. Chi più si avvicina al grammo, non dico al decigrammo, ma soltanto al grammo. Ciao, ciao, alla prossima!